Salve a tutti signori, quest'oggi... No, dobbiamo cambiare sfondo. Quello di cui voglio parlarvi oggi sono tutte le cinesate che ho ricevuto nelle ultime settimane. In realtà queste non sono tutte, perché per la maggiore le vendo o stanno già facendo il loro lavoro o semplicemente mi sono completamente dimenticato di avercele e quando le scopro le metto su Subito e in 10 minuti le vendo, anche perché mettere su Subito qualsiasi sorta di ciarpame cinese ti renderà un guadagno, anche se il costo che hai messo non è tanto diverso da quello da cui lo potrebbero comprare da Amazon. Diciamo che io lo metto, non dico a metà, ma a un 70% del prezzo e 10 volte su 10, qualsiasi cosa sia, ma proprio qualsiasi vi stupirà questa cosa, io la vendo. Se vi state chiedendo come ho ricevuto questa roba, beh, ho fatto un video sulle review di Amazon, sulla classifica recensore di Amazon, su come funziona quel sistema lì e vi consiglio di andarlo a vedere perché scoprirete veramente del marcio. Io di solito agisco così: arriva la richiesta, se è una cosa utile la prendo, se è inutile cerco nel loro store qualcosa di utile e chiedo quello. E in questo caso è stato proprio così, perché volevano propinarmi non mi ricordo quale braghezze schifose di gomma, e invece io gli ho chiesto questo qui, che è un caschetto da bici che mi mancava, perché vado in bici non in maniera proprio professionalissima, però vado in bici. E il caschetto è utile, guardate che figata, voi staccate la visiera magnetica, ce la fate con una mano e la mettete sotto qua, senza contare che ha la rotellina per regolarlo, che è comodissima e di per sé è abbastanza comodo, quindi mi pare che vogliano 30 euro per questo. Secondo oggetto, ma è in un bustone fenomenale, guardate qua, e non è neanche la prima che ricevo, infatti ne avevo già presa una di tracolla così, era più grande, e sono fantastiche perché nelle foto sono tutte rigide, sembrano mantenere la forma che quando non c'è dentro niente, sembrano fatte di chissà quale materiale, poi le comprate e sono fatte di questa tela veramente orribile a mio modo di vedere, che si sporca subito. Adesso di questo colore no, però ne avevo una più chiara. Sono tutte da fastidio al contatto con la pelle, non c'è la protezione sulla tracolla, questa qui è anche piccolina, è tutta floscia, vedete che è floscia, ma fa schifo. Voglio dire, io l'ho presa gratis, però chi la paga 25 euro? Cioè, deve farsi le due domande. Abbiamo questa è un meme, le camere da caccia. Queste sono veramente, vi assicuro, un meme per quanto riguarda le review che faccio delle cose cinesi o in genere cosa mandano i cinesi da recensire, perché sono appunto fissati con queste camere che vi faccio vedere. Alla fine partono dal concetto di un saffone, però estremamente potenziata, con magari visore notturno, con il sensore di movimento eccetera, e anche magari la connessione analogica, quindi insomma diverse cose fatte apposta appunto per fotografare gli animali a scopi di caccia, credo, e anche magari se hai un ratto grosso così in cantina e non riesci a beccarlo, ci metti questa e lei è talmente veloce che probabilmente te lo fotografa, ti fa il video di notte, dura un sacco perché ha un sacco di batterie, mi pare 8 stilo, e vi faccio vedere, guardate, impressionante. E niente, io praticamente non ho capito nulla di come funzionano né di cosa dovrebbero fare, però la cosa bella è che si vendono su Subito, diciamo che questa nuova costa 60, tu te la puoi vendere a 40-45, quindi insomma non è un cazzo male. Ha odore da cinese qua. In realtà, guardando bene tutto quello che ha, a parte il sensore, penso che non condivida proprio nulla con un'action camera. Comunque va bene, cioè, immaginatevi uno che si appende in testa questo. Poi che cosa abbiamo? Non una, ma ben due IP camera Nuye, quasi 20 euro l'una, credo. E sono semplicemente delle IP camera, che è un'altra cosa che va un sacco tra i cinesi, ve le faccio vedere, tra l'altro anche discrete. Non so veramente che sicurezza possono dare sulla loro connessione IP, perché a me pare pressoché nulla, però ecco, ve la potete mettere lì. La inclinate così, lei registra, vi collegate col telefono tutto il giorno, potete vedere quello che succede. Poi dopo andate su quel sito là delle camere IP e scoprite che vanno spiato per una vita intera chiunque su internet. E questa è la fine che fa chi la compra. Comunque sì,
Bellissimo Jack. Ecco, sì, voi dovete sempre dire amazing, amazing product, amazing. Questo nella loro mail, non nella review, si spera. Voi fate amazing, oh my god, amazing, it's an amazing product. Oh, what a piece of fantastic. Poi signori abbiamo il pezzo forte, che è il drone. Questo drone ha la capacità di volare senza alcun controllo. Mi spiego meglio, voi mettete la mano sotto e lui... Ecco, la mia idea era quello di moddarlo e metterci qualcosa di diverso attaccato qui, perché alla fine i sensori sono qui, i fili sono qui, le props sono qui. Dunque, si può tranquillamente modificare, in realtà. Ed è quello che farò. Questo mi pare che vogliono addirittura 15 euro per questo ciarpame che si romperà la terza volta che l'ho mandato in volo e non ha alcun minima logica di funzionamento, non lo so. Per il drone che avete visto prima invece, che non è assolutamente questo, si tratta di un drone FPV, per chi mi segue su Instagram lo sa che adesso sono dentro a questa faccenda, comincerò tra un po', perché è una cosa lunga in quanto tempi di spedizione per tutti gli oggetti che ho preso, che arrivano da vari posti del mondo, perché Banggood mi ha fregato per l'ennesima volta, perché devi imparare col simulatore, non puoi pensare di partire direttamente, e quindi con calma farò tutto. Tra l'altro registrerò i miei voli con quella camera lì, che è l'SJ8 Pro, che in collaborazione con SJ Cam farò presto una review, anche perché me l'hanno semi-regalata ed è una amazing camera. Ma una roba pazzesca. Ecco, sì, io per questo video ho terminato. Penso che abbiate visto abbastanza merda. Fate conto che roba del genere mi può essere proposta in una sola settimana, però magari le review le ritardo, le compro dopo, cerco di convincerli a fare la review su YouTube, perché tanto Amazon mi ha bannato e non posso più fare review sulla piattaforma, e quindi niente, se vedremo.